siamo al momento del 3 minuti con. Sentiamo chi è l'ospite del giorno. Fai sentire la tua voce. Comunica con noi. Cliccaci. Cliccaci. www.radios.it. A Lecce per il 12° Festival del Cinema Europeo siamo con Emilio Greco, buonasera. Buonasera a voi. Regista a cui viene dedicata una retrospettiva nel festival e che ha presentato il suo ultimo film Notizie degli Scavi. Cominciamo da qui, è un film piccolo ma anche un film molto rigoroso. Com'è stata la gestazione e quali sono state le molle che sono scattate per farla lavorare su questo film? Sì, è un film piccolo però dove non manca nulla. In questo senso è un grande film. I film devono avere i soldi giusti, diciamo così, non necessariamente tantissimi soldi, quelli necessari per farlo. La gestazione, mi viene di fare una battuta, è stata lunghissima, 47 anni, perché la prima volta che ho scritto la sceneggiatura di Notizie degli Scavi è stata nel 64, quando è uscito il libro di Lucentini, e scrissi la sceneggiatura per partecipare al concorso al centro sperimentale per il corso di regia. Poi nel corso di questi 47 anni non è che abbia pensato sempre soltanto a Notizie degli Scavi, un paio di volte mi è venuta l'idea di farlo il film e l'ho fatto 47 anni dopo. Evidentemente c'è all'interno del racconto di Lucentini un tema che mi riguarda da vicino e che è rimasto verde, diciamo, nel corso di tanti anni. Sono felice di averlo fatto. Qualcuno ha già coniato la battuta, ho fatto contemporaneamente l'ultimo e il film di debutto. Lei diceva prima che il racconto di Lucentini è uno dei migliori, se non il miglior racconto italiano del dopoguerra. Ma non è che lo dico io, lo dicono i letterati, i critici di letteratura. È considerato ancora oggi uno dei più bei racconti, mi verrebbe da dire il più bello, ma insomma è uno dei più bei racconti a partire dal secondo dopoguerra. È raro trovare tra i letterati qualcuno che abbia delle perplessità. Tra l'altro sta uscendo, fanno la presentazione il 27 di aprile, non so dove, però non me lo ricordo, di un libro dedicato a Lucentini, scritto da Domenico Scarpa, il quale a sua volta aveva già scritto un saggio straordinario su Notizie degli Scavi, e quindi siamo alla riflessione più attenta sul Lucentini. Questo mi fa molto piacere. Io l'ho conosciuto bene Lucentini, anche più conosciuto bene, l'ho conosciuto a Montpellier nel 91, mi piace ricordarlo, perché Lucentini era presidente di giuria insieme a Carlo Fruttero e mi detto del primo premio. La cosa per me ha avuto una particolare importanza perché oltretutto era un premio in denaro. Quando ho preso l'assegno l'ho fuso in due giorni. E quindi proprio come si è avvicinato? Si diceva che è un racconto molto basato sull'invenzione letteraria, sul linguaggio. Certo. Quindi come ha trasposto queste invenzioni letterarie, o perlomeno si è rapportato nel rapporto tra linguaggi diversi? Sì, c'è un cambiamento radicale. Il racconto di Lucentini è scritto in prima persona. L'invenzione del linguaggio, in questo caso, è proprio il linguaggio inteso del modo in cui parlano i personaggi. E chi racconta è il protagonista, che è questo, diciamo, personaggio bizzarro. Molti, quasi tutti, lo hanno definito una specie di demente. Invece è tutt'altro che un demente. Per quanto mi riguarda, la sfida è consistita nel fatto che ho trasportato la prima persona nella terza persona, quindi tutto quello che lui, la logica, diciamo così, del linguaggio nel libro è tutta racchiusa nella soggettività del personaggio che racconta. Invece nel film, essendo tutto in terza persona, la sfida consisteva nel rendere sufficientemente verosimile, va bene, il modo in cui il professore parla, per esempio, il modo in cui i personaggi parlano. Credo che l'operazione sia riuscita.
per chiudere, si diceva retrospettiva a Lady Gaga, si dice sempre che per un regista i film sono come dei figli. Ora, tolto l'ultimo, c'è un figlio preferito? Ma io sono conosciuto per aver fatto L'invenzione di Morelle, su questo non... è la mia condanna in un certo senso. Tuttavia i miei film mi piacciono, mi piace L'invenzione di Morel, va bene, oramai è un film di culto, insomma. E mi piace dire, la prima volta che lo dico, 2 giorni fa il film l'ho comprato, per cui è mio, finalmente dopo tanti anni farò uscire un meraviglioso DVD. Però mi piacciono anche altri film, molto, anche altri film che ho fatto. Mi piace il penultimo, L'uomo privato, che è stato invece poco, a mio avviso, poco compreso, ma è un film al quale sono molto legato. Devo dire che se non avessi fatto L'uomo privato forse non avrei fatto L'uccisione degli scavi, perché secondo me i due film hanno un filo rosso che li unisce, anche se i due personaggi non potrebbero essere più diversi, insomma, no? Uno è bello, integrato, un uomo di successo che ha tante donne, il professore, e invece questo personaggio ha la... insomma, il perfetto contrario, diciamo così. Ma altri mi piacciono, però insomma, si dice che i migliori critici sono i registi stessi, tuttavia mi rendo conto che sono un po' interessato nel dare giudizi positivi sui miei film. Insomma, mi piacciono i miei film. Grazie mille Emilio Greco, buon lavoro e a presto. Grazie a voi davvero, arrivederci.